le proposte, dando, sì, dando la parola al sindaco per le sue comunicazioni. Prego, sindaco. Sì, prima di passare alla deliberazione, come prassi c'è lo spazio per le comunicazioni del sindaco, che questa sera sono ovviamente di dovere, perché mi corre l'obbligo di comunicare in modo formale al Consiglio Comunale quanto è avvenuto nel mese di febbraio con il decreto del numero 2 del 14 febbraio 2013, con il quale ho revocato l'incarico all'assessore Daniele Voghera di assessore, motivato con il nuovo, tra le altre cose, con il nuovo scenario politico venutosi a creare in Consiglio Comunale, con il mutamento della composizione di alcuni gruppi politici di maggioranza, e contestualmente con decreto numero 3 del 15 febbraio 2013 ho provveduto a nominare quale nuovo componente della Giunta Comunale il signor Oreste Novara, che è qui questa sera alla prima seduta di Consiglio Comunale, quindi il Consiglio Comunale a modo di conoscerlo per chi non avesse avuto modo diversamente. In particolare mi corre l'obbligo di comunicare al Consiglio che all'assessore Novara sono state attribuite le incombenze di direzione politica e di sovrintendenza relativa a innovazione tecnologica, edifici pubblici e quartieri, che in dettaglio ricomprendono programmazione, progettazione e manutenzione di edifici pubblici, impianti sportivi, cimitero comunale, SICA, innovazione tecnologica, rapporti con i quartieri e poi, come sempre, i rapporti con i soggetti esterni. Comunico inoltre di aver assegnato al vice sindaco Francesco Zurlo le incombenze di direzione politica, oltre alle politiche economiche del lavoro, anche le incombenze di sicurezza e polizia municipale. Ecco questo quanto era giusto e opportuno comunicare al Consiglio Comunale, oltre ovviamente agli auguri di buon lavoro al neoassessore dottor Novara. Naturalmente l'applauso significa buon lavoro da parte del Consiglio al dottor Novara, e credo che è anche giusto ringraziare l'assessore Voghera per il lavoro fatto in questi 3 anni, per cui non facciamo un applauso perché non è giusto, però credo che sia. Ok, all'assessore Voghera. Allora, adesso passiamo alle comunicazioni del Presidente in base all'articolo 27 del regolamento di contabilità.